Centro Studi Pietro Golia nel cuore antico di Napoli, dove da qui a poco avrà luogo la presentazione dell'ultimo lavoro editoriale dell'avvocato Angelo Pisani dal titolo Diritto alla pizza. Avvocato Angelo Pisani, stavolta in tribunale portiamo la pizza con il nuovo lavoro editoriale Diritto alla pizza. Di che si tratta? Diciamo che il diritto alla pizza è proprio un modo per evitare che la pizza vada in tribunale e che la pizza rimanga sul tavolo, perché sia sempre un'eccellenza appetitosa, gustosa, un volano di sviluppo di Napoli e dell'Italia nel mondo. Ecco, talvolta si reclama anche la paternità dei cognomi, qua non è un libro di ricette ma è proprio il libro della pizza. È un libro di pace, è un libro di valori, è un libro che deve unire tutti gli operatori del mondo della pizza, è un libro per scoprire che cosa c'è dietro la pizza. Basta solo mangiare ma anche capire che cos'è la pizza. Non raccontiamo il libro, ma perché bisognerebbe comprare questo libro che già è stato presentato pure all'estero? Bisogna leggere, perché la cultura, come tante altre eccellenze e tradizioni italiane, sono sicuramente il volano di sviluppo della nostra nazione, quindi la cultura secondo me può aiutare ancora di più a sviluppare un'eccellenza come la pizza. Dove ci viene raccontata qualche anno fa la storia della faida dei pizzaioli napoletani, il gruppo della nostra economia, del nostro turismo, del lavoro, della cultura, della tradizione, di mangiare, come spesso molti io in primis facciamo, ma anche di capire che cosa mangiamo, le tradizioni, la famiglia. E poi si scopre che anche in tribunale la pizza, quello che rappresenta l'economia, gli interessi, le pensioni, sono così cieche, sorde, lontane rispetto a questa eccellenza. E perché i pizzaioli napoletani non si uniscono e diventano una squadra?